Ciao a tutti, sono Svetlana Marongio e questo è il nostro canale di YouTube. Oggi vi presento questo cardigan che ho fatto in lana, che mi mancava proprio il colore nero di cardigan nel mio guardaroba e ho realizzato per me. Questo cardigan ho realizzato in lana, ma visto che stiamo andando verso bella stagione, voi potete realizzare anche infilate varie, anche in polistere oppure anche in cotone. Ok, lavorazione qui è molto semplice, che partiamo, è classico granny square, che partiamo da un esagono, classico esagono della nonna, e si fa subito una metà e l'altra metà. L'ho lasciato semplice, aperto, e l'ho abbellito con questo bordino che chi mi sta seguendo ha visto sicuramente già il video da parte, che ho fatto proprio per lavorazione di questo bordino. Ok. Allora, per quanto riguarda materiale necessario, per taglia mia che è circa 52, ci sono volute 900 grammi di questo splendido filato che si chiama Filfair di lana gatto. Allora, e come composizione abbiamo 70% di lana merinos e 30% di poliomidica nylon. Filato mi è piaciuto tantissimo. L'unica cosa che vi voglio dire è un dispiacere per me che l'azienda non lo produce più. Ok, comunque io sono stata fortunata che avevo questo filato, quindi l'ho sfruttato alla grande. Ok, poi per questo filato ci sono volute due uncinetti, quindi uncinetto numero 3. Io ho usato questi uncinetti di Clover e per bordare, per fare il bordino e anche questo bordo attorno tutto cardigan, ho usato uncinetto numero 2,5, sempre uncinetto di Clover. Ok, poi vi servirà un ago da lana, che io preferisco questo con cruna flessibile e certamente forbice. Ok, adesso lo metto sul manichino questo cardigan e vi parlo di misure. Ora mi sono cambiata, ho messo un altro cardigan che sicuramente avete visto anche questo, in quanto ho messo questo sul manichino. Ora parliamo di misure. Allora, come vi ho detto, noi partiamo da semplicissime 6 catenelle, che è da questa parte, e poi lavoriamo in tondo fino a un certo punto, fino alla larghezza della manica, che certamente ognuno avrà la sua. Ok. Poi facciamo due esagoni e poi durante il tutorial certamente spiego passo per passo come si prendono le misure, perché la misura importante è avere questa prima e poi questa qua misura diciamo importante. La lunghezza potete avere quella che vi piace. Io ho deciso di fare lungo, quindi il mio cardigan adesso misura giuste giuste 80 centimetri. Come il collo ho deciso di non fare niente, ho lasciato questo collo semplice lavorato così, in quanto poi volendo si può anche piegare in questa maniera. E anche come abbottonatura non ho fatto niente, se deciderò potrò usare uno spilone, oppure qui permette anche di mettere un bottone. Non ho fatto nessuna asola, niente. Ok, come lunghezza della manica non è tanto lunga, non è neanche 3/4, un pochino più corta diciamo di lunghezza normale. Anche di questo dipende sempre dalla vostra taglia. E adesso lo giriamo il nostro manichino e vediamo che qui si vede benissimo che abbiamo fatto un esagono. Qui vedete che si vede un disegno. Ok, e queste due parti noi abbiamo unito con cucitura, sempre cucitura a uncinetto, che vi faccio vedere passo per passo anche questa. Ok, credo di aver detto tutto. Io sono soddisfatissima, non soddisfatta molto di più, perché lavorazione semplice mi piacciono e mi piace anche questo bordo. Quindi se vi piace questo progetto come piace a me, noi possiamo passare al tutorial.
Allora, il nostro cardigan sarà composto da due esagoni. Per momento io ho fatto un pezzo, non si capisce ancora niente, però con un semplice gesto, piegando la metà, possiamo capire cosa stiamo facendo. Quindi lo piego alla metà, così, giro un pochino da questa parte e possiamo vedere che qui sarà la metà del davanti, la metà del dietro e quasi una manica intera. Ok? E adesso vi faccio vedere per farvi capire il principio di questo esagono. Quindi è classico esagono, solo che deve essere un po' ondulato. Allora, per iniziare, intanto io ho preso il filato di un altro colore, perché il nero non è proprio il colore giusto per fare le riprese. Per farvi capire come si fa questo esagono, adesso cominciamo. Quindi blocchiamo la prima maglia e facciamo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Abbiamo fatto 6 catenelle. E uniamo prima e ultima catenella con una maglia bassissima e in questa maniera noi facciamo il cerchio. Ok, è fatto. E adesso cominciamo a fare il primo giro. Facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, e facciamo dentro cerchio una maglia alta e un'altra maglia alta. E questo sarà il nostro primo elemento. Quindi ogni elemento sarà composto di 3 maglie alte, in quanto 3 catenelle sono uguali a una maglia alta. Poi 2 catenelle di separazione. Voi potete fare 1, potete fare 3, dipende dal vostro gusto. Io ho deciso di fare 2 e quindi continuo a fare 2 catenelle in mezzo e faccio un altro elemento di 3 maglie alte. 1, 2 e 3, sempre entrando dentro il cerchio, e 2 catenelle. Ok, e questi elementi noi li dobbiamo fare 6. Io adesso vi faccio vedere sul nero, di proposito ho messo il sfondo bianco per vedere. Quindi noi ci troviamo adesso a fare questo questo fiore iniziale, ok, che compone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 elementi con 2 catenelle in mezzo. Ok, voi questi 6 elementi li fate terminate da soli e io vi faccio vedere come chiudo questo giro. Ho fatto 6 elementi, voi controllate 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con 2 catenelle in mezzo. E per terminare questo giro io faccio in questa maniera, quindi ogni giro successivo sarà sempre uguale. Quindi una catenella, una, due, terza catenella dell'inizio del giro qua, e faccio una maglia bassa, che okay? E noi ci troviamo subito adesso a fare secondo giro. Secondo giro noi dobbiamo raddoppiare. Quindi dobbiamo creare da questi 6 elementi che abbiamo fatto, poi noi facciamo 6 raggi, quindi 1, 2, 3 catenelle. Quindi ho fatto 3 catenelle per iniziare il giro e faccio maglie alte entrando, come tornando un pochino indietro, guardate, in questo spazio io faccio una maglia alta e un'altra maglia alta. E questa sarà la metà del nostro elemento, perché poi lo completiamo alla fine. Quindi faccio 2 catenelle e nello spazio successivo faccio una coppia, quindi 3 maglie alte, 1, 2 e 3, che 2 catenelle in mezzo, e nello stesso spazio le faccio altre 3 maglie alte, che okay? 1, 2 e 3, che okay? È fatto, e 2 catenelle. E così noi andiamo a fare in questo spazio una coppia di 3 maglie alte e 2 catenelle in mezzo,
poi 2 catenelle, faccio vedere ancora una volta, quindi ho fatto 2 catenelle, faccio una maglia alta, seconda maglia alta e terza maglia alta, ok? 2 catenelle e nello stesso spazio facciamo altre 3 maglie alte, 2 e 3, ok? E 2 catenelle, e così completiamo il giro. Entriamo qui, facciamo 3 maglie alte e poi vi faccio vedere come chiudo il giro. Sono arrivata quasi alla fine del mio giro, quindi mi è rimasto a completare questo elemento che con quale abbiamo iniziato a lavorare. Quindi ho fatto 2 catenelle, entro qui, faccio 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E come abbiamo fatto, come abbiamo chiuso il giro precedente, e così lo chiudiamo anche questo giro e anche altri successivi. Quindi una catenella, e nella terza catenella la cerchiamo, 1 2 3, entriamo e facciamo, entriamo bene, una maglia bassa, ok, entriamo bene e facciamo una maglia bassa, ok, è fatto. E con questo secondo giro noi abbiamo creato i nostri 6 raggi. Guardiamo qua adesso con il lavoro con quale sono andata avanti, si vedono questi 6 raggi che abbiamo creato adesso. E adesso non ci rimane altro come fare crescere il nostro esagono, e vi faccio vedere tornando a questo campioncino chiaro. Quindi dove c'è questa coppia, questi raggi, chiamiamoli così, noi dobbiamo sempre fare coppia. Poi tra un elemento e l'altro noi dobbiamo fare solo 3 maglie alte, quindi facciamo il nostro primo 1 2 3 catenelle, come abbiamo fatto prima, torniamo un pochino indietro, facciamo mezzo elemento, quindi facciamo solo 2 maglie alte. Ok, e con questo sono 3, 2 catenelle in mezzo, ok, e in questo spazio libero noi facciamo 3 maglie alte, 1 2 e 3, allunghiamo il filo. La classica lavorazione di granny square, quindi facciamo 2 catenelle e siamo arrivate alla coppia. Quindi dove c'è la coppia facciamo sempre la coppia, dove c'è il singolo facciamo il singolo. Faccio ancora vedere questo giro, una maglia alta, seconda maglia alta, terza maglia alta, 2 catenelle, nello stesso spazio facciamo 3 maglie alte, 1 2 e 3. Credo che avete già capito come funziona. Allora, 2 catenelle, adesso troviamo spazio libero, qui facciamo 3 maglie alte, ok, e così andiamo avanti a terminare il nostro giro. 2 e 3, ok, e 2 catenelle. Noi terminiamo il nostro giro, e nella coppia facciamo coppia, tra una coppia e l'altra facciamo solo 3 maglie alte, non dimentichiamo a fare 2 catenelle in mezzo. Terminiamo anche questo giro insieme, vi faccio vedere, ma credo che avete già capito il principio. Quindi termino la coppia, una maglia alta, seconda maglia alta e terza maglia alta, una catenella, e nella terza catenella dell'inizio del giro faccio una maglia bassa, ok, 1 2 3 catenelle, e ripartiamo di nuovo. Questo lavoro sarà adesso sempre in tondo da questo giro e poi, come potete vedere, il nostro lavoro comincia a essere ondulato. Non vi preoccupate, così deve essere. Vi faccio vedere ancora un pezzettino, ma comunque credo che avete già capito che noi dobbiamo far crescere il nostro esagono. Importante di ricordare di fare in ogni raggio
che abbiamo creato una copia. Allora, quindi ho fatto 3 catenelle, faccio 2 maglie alte sempre nello stesso spazio, una e due, che la metà del nostro elemento, 2 catenelle. Adesso abbiamo questi spazi liberi, quindi faccio in questo spazio 3 maglie alte, 1, 2 e 3, è fatto, 1, 2 catenelle, troviamo spazio successivo, facciamo sempre 3 maglie alte, 1, 2, 3, che 2 catenelle, siamo arrivate a un nostro raggio, quindi facciamo una copia, una maglia, seconda e terza, 2 catenelle, 1 e 2, e nello stesso spazio un altro gruppetto da 3 maglie alte, 2 e 3, ok? E questo è il risultato. Quindi giro successivo noi facciamo sopra la copia, in ogni spazio che troveremo noi facciamo singolo gruppetto, e così andiamo a crescere il nostro esagono. Io non sono arrivata ancora a misura desiderata, quando arrivo vi faccio vedere come si fa, e poi riparliamo anche di misure. Io ho fatto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 giri. Per taglia che sto facendo io ancora non è sufficiente, quindi devo fare altri 4-5 giri, e poi vi faccio vedere come regolarvi con le misure e cosa si potrebbe fare. Ho terminato completamente una parte del mio cardigan, e adesso è arrivato il momento di parlare di misure. Quindi vedete che qui abbiamo metà del dietro, metà del davanti, e la manica tutta intera. Ho fatto anche il bordo, che si vede, speriamo che si vede visto che stiamo lavorando in nero, a color nero. Allora, quindi la seconda parte sarà uguale, quindi inizio, vi avevo già detto, io ho lavorato in tondo 17 giri. Prima le ho detto che vado avanti qualcosa, lavorando qualcosa di in più, ma non ho preso in considerazione la misura della manica. Ok, quando io ho fatto 17 giri e si presenta adesso così, non si capisce cosa è una stella o una medusa, comunque noi lo dobbiamo piegare. Io mi trovo con filo qui in alto, quindi prendo questa parte in alto e la piego con la sua controparte, e giriamo e vediamo già la metà della nostra giacchina. L'unica cosa che ho girato sul rovescio, e adesso lo faccio subito sul dritto. Ok, la mettiamo bene, e adesso parliamo delle misure. Che okay. Io sono andata in tondo a crescere fino ad arrivare alla misura della manica. Ok, voi dovete prendere la mia circonferenza e vedere le vostre misure, quindi la vostra circonferenza della manica, prendete il posto più largo del vostro braccio e dovete vedere. Allora, il mio risulta 18, però io, quando noi cominciamo a cucire, aggiungo un altro giro sia da questa parte che da questa parte. Io lo voglio fare largo, quindi per me va bene questa misura. Ok, quindi noi adesso questa parte qua non lavoriamo e andiamo a farla crescere solo questa parte qui, questa parte qui, guardate, perché 17 giri e sono da questa parte, e noi dobbiamo fare questa parte allargare, e vi faccio vedere adesso cosa facciamo. Quindi noi con marker blocchiamo questo giro numero 17 e lo blocchiamo qua in mezzo, cerchiamo a due angoli da una parte e dall'altra,
e lo blocchiamo con un marker. Con un marker potete anche imbastire con filo, ma mi viene più semplice con marker. Ok, quindi prendo metà e l'altra metà dall'altra parte e lo blocco. Ok, e lo faccio la stessa cosa qui, giusto per non, quando lavoriamo, per non avere fastidio e per capire che questa parte non dobbiamo lavorare. Blocco qui, potete bloccare ancora un paio di volte, quindi io le blocco per comodità e blocco questa proprio sulla punta estremità. Ok, e possiamo partire. Quindi, come vi ho detto prima, noi dobbiamo adesso lavorare questa parte da davanti, parte di sotto e parte da dietro. Facciamo lo stesso identico punto, solo che adesso noi non lavoriamo più in tondo e lavoriamo sul dritto e rovescio. Quindi partiamo come sempre da 3 catenelle, che è uguale a una maglia alta, 1, 2 e 3. Nello stesso, noi ci troviamo nell'angolo adesso, io faccio altre 2 maglie alte, 1 e 2. Oh, scusate, ho sbagliato che non ho girato lavoro, che devo fare da questa parte. Quindi abbiamo fatto 3 catenelle e facciamo nello stesso punto altre 2 maglie alte. Ok, 1 e 2. Facciamo 2 catenelle come abbiamo fatto fino adesso e andiamo a lavorare come abbiamo fatto anche in tondo. Ok, arriviamo all'angolo con lo stesso punto, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, arriviamo all'angolo dove c'erano questi raggi, dove c'erano aumenti, facciamo gli stessi aumenti, quindi qua nell'angolo facciamo 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, lavoriamo con lo stesso punto, 3 maglie alte, 2 catenelle in ogni spazio, arriviamo fino a questo angolo, saliamo fino là, fino al marker, e poi vi faccio vedere cosa quando dobbiamo girare, che modifiche che facciamo. Ho quasi terminato il primo giro, che dobbiamo lavorare solo 3 lati, quindi ricapitoliamo. Io sono partita da questo angolo, sono arrivata a questo angolo dove ci sono aumenti, ho fatto aumento, parte di sotto lavorato normalmente. Sono arrivata a questo altro angolo, ho fatto qui, anche qui ho fatto aumenti, si vede? Spostiamo questo, quindi 2 maglie, 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, e sono salita facendo sempre 3 maglie alte con 2 catenelle in mezzo, e sono arrivata al marker qua. Quindi io ho fatto 2 catenelle e qua dove avevamo questo raggio, dove facevamo aumenti, facciamo normalmente 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Ok, abbiamo terminato questo giro e adesso dobbiamo girare il lavoro. Quindi la piccola differenza che dobbiamo fare, dobbiamo aggiungere una catenella. Prima le facciamo 3 catenelle e adesso le facciamo 4. 1, 2, 3 e 4. Giriamo il nostro lavoro. Questa una catenella serve perché noi dobbiamo entrare adesso in questo primo spazio. Ok, quindi per non tirare, per non stringere, noi facciamo qui normalmente adesso come abbiamo fatto sempre, 3 maglie alte. Ok, 1, 2, 3 e 2 catenelle. E così andiamo avanti a lavorare aumentando negli angoli, aumentando nell'altro angolo e risalendo da parte, da questa parte fino al marker, diciamo. Ok, quando noi adesso con questo giro arriviamo a questo angolo, noi facciamo qui 3 maglie alte, facciamo una catenella e terminiamo il giro entrando qui nella terza catenella facendo una maglia alta. Quindi ricordiamo, facciamo ultime 3 maglie alte,
una catenella e una maglia alta e poi andiamo avanti e indietro lavorando così come abbiamo lavorato fino adesso, fino ad arrivare alla larghezza desiderata. Ok, la mia giacchina, diciamo la parte pronta, qui risulta circa 28 centimetri, ma dobbiamo prendere in considerazione quando cominciamo a unire due parti, la parte da dietro, qui noi dobbiamo aggiungere un altro giro da una parte e un altro giro dall'altra parte. E poi io ho progettato di fare anche un bordo su per giù, lo stesso come ho fatto sulla manica qui. Molto probabile che lo faccio anche, diciamo, le ho fatto un campione, poi vedo come decido, forse faccio anche con questo smerlo, ma non ho ancora deciso. Quindi anche questa altezza noi dobbiamo prendere in considerazione misurando questa parte della nostra giacchina. Quindi io vi dico, io faccio taglia circa 50-52, fino a qui ho fatto 17 in giro, cioè in tondo, e adesso contiamo da questo marker 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, quindi ho fatto 10 giri lavorando solo 3 lati. Voi certamente avrete il numero di maglie di giri diversi, perché ognuno di noi ha la misura diversa. Quindi noi andiamo adesso a far crescere questa parte qui. Ho fatto il 10 giri lavorando solo queste 3 parti, quindi parte davanti, parte di sotto e parte da dietro, e sono arrivata alla larghezza che serviva a me. Quindi voi fate larghezza vostra, prendete in considerazione, ripeto ancora, che sarà ancora un bordo, e quindi io per momento termino qui. Quindi mi trovo qui in alto con uncinetto, ho terminato il giro, faccio una catenella e posso tagliare il filo. Ok, e lo taglio il filo e poi lo sistemiamo quando ci sarà. Ok, adesso io vi faccio vedere come unisco due parti della manica. Quindi io tolgo mano che arrivo al marker, io li tolgo. Quindi io mi aggancio con uncinetto qui in questo angolo. Ok, voi vi agganciate al modo a quale siete abituate. E comincio a fare un altro giro uguale, entrando negli stessi spazi fino a quando volete fermarvi. Io dall'altra parte ho lasciato 1 2 3 fori liberi, e in quarto foro qui ho terminato il mio lavoro. Quindi noi facciamo questo giro normalmente come abbiamo fatto fino al quarto foro. Quindi 1 2 3 catenelle, una maglia alta, un'altra maglia alta, che okay? 1 2 catenelle e così via. Noi andiamo a lavorare fino a questo punto che vi ho fatto vedere, e poi vi faccio vedere come uniamo dall'altra parte. Ok, io sono arrivata al punto dove dovevo arrivare, come vi ho detto prima, 1 2 3, ho fatto ultime 3 maglie alte in quarto foro. Adesso noi giriamo il nostro lavoro e dalla stessa parte cerchiamo sempre quarto foro. Adesso cerco di farvi vedere 1 2 3, quindi io devo entrare adesso con uncinetto in questo foro nel quarto da parte opposta. Quindi cosa faccio? Avvicino e faccio 3 maglie alte in questo quarto foro dall'altra parte, diciamo del lavoro. Quindi 1 2 e 3, e già abbiamo unito due parti della nostra manica. Vedete che qui il filo un pochino andato dentro, ma non succede niente. Adesso il successivo passaggio che dobbiamo fare, da parte opposta
noi cerchiamo il successivo foro, quindi qui abbiamo terminato. In questo foro qua noi entriamo da sopra, facciamo una maglia bassissima, ok, e una catenella. Andiamo da questa parte, da dove abbiamo appena fatto 3 maglie alte, e facciamo nel foro successivo 3 maglie alte. 1, 2 e 3, ok. Quindi noi adesso aggiungiamo da questa parte ultimo giro e contemporaneamente facciamo la nostra unione. Allora 3, terminiamo questa terza maglia, ok. Adesso vado a vedere controparte, quindi in questo foro abbiamo già fatto, quindi foro successivo entro da sopra così e faccio una maglia bassissima, ok, unito, faccio una catenella e nel foro successivo io faccio 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Vado sempre da controparte, quindi foro successivo, entro, avvicino, faccio maglia bassissima, ok, una catenella e così via. Noi abbiamo andiamo a unire le nostre due parti facendo questo lavoro e cucitura avviene in questa maniera, quindi 3 maglie alte da questa parte, foro successivo una maglia bassissima più una catenella e da questa parte 3 maglie alte e andiamo a terminare la nostra cucitura fino all'estremità, quindi questa tutta parte deve essere cucita unita. Sono arrivata quasi alla fine unendo entrambi i lati, quindi faccio ultima unione qui, vi faccio rivedere ancora, quindi entro da sopra, aggancio, faccio una maglia bassissima, una catenella e siamo arrivati qua all'angolo, quindi in questo angolo faccio sempre 3 maglie alte, 1, 2 e 3, ok, fatto. E adesso da questa parte cerchiamo la terza catenella, entriamo qua dentro e tiriamo, stringiamo con una maglia bassissima, ok, e con questa abbiamo fatto la nostra cucitura. Allora si poteva si può anche prolungare lunghezza della manica, però io vi sconsiglio di lavorare da questa parte perché questa parte risulta in evidenza e quindi io cosa faccio? Faccio un'altra catenella, taglio il mio filo, ok? Taglio il mio filo e poi lo blocco, però la manica la devo allungare, quindi io adesso con uncinetto e filo mi aggancio da parte opposta, diciamo da dove qui la sotto ascella, quindi cerchiamo un posto, quindi si può agganciarsi dove uno vuole, ok. Io mi aggancio e comincio a lavorare, allungare la mia manica lavorando in tondo, quindi mi sono agganciata in uno spazio, faccio 1, 2, 3 catenelle, faccio altre 2 maglie alte, che okay? 1 e 2. E adesso faccio una piccola modifica, siccome vorrei che la mia manica diventa un pochino più stretta, quindi io qui non faccio più 2 catenelle in mezzo, faccio una sola, quindi una catenella e vado avanti a lavorare sempre con lo stesso punto, 3 maglie alte in ogni spazio, ok, e una catenella. Quando arriviamo qua in alto dove abbiamo appena fatto cucitura, quindi entriamo anche in questo spazio,
facciamo 3 maglie alte e poi proseguiamo. Quando arriviamo alla fine del nostro giro, entriamo qua nella terza catenella come abbiamo fatto sempre, chiudiamo il giro come abbiamo fatto lavorando in tondo. E così, in questa maniera, voi prolungate la vostra manica se avete bisogno, se volete lasciare così corta, perché no, è anche carina visto che stiamo andando verso estate. Invece io faccio allungare la mia manica come fatto con altra parte della giacchina, del cardigan, e poi vi faccio vedere come fare questo bordino. Ho fatto 11 giri in tondo per allungare la mia manica, ok, e devo fare ultimo giro, 12esimo, in quanto ho fatto da altra parte sempre 12. Però prima di fare ultimo giro volevo parlare un pochino. Allora, io ho deciso di fare questo bordino, speriamo che si metta in fuoco e si vede bene, e quindi rapport di questo bordino è 12 maglie, quindi io devo arrivare per fare, cioè per avere numero di maglie giusti. Penultimo giro qui ho contato le mie maglie, quindi 3 maglie alte più una in mezzo, e mi risulta 76, che sono troppi, perché io per avere 6 rapport di questo bordo li devo avere 72. Voi, se decidete a fare lo stesso bordino, pure dovete fare il calcolo. Quindi nell'ultimo giro io diminuisco 4 maglie. E come faccio? Semplicemente ogni tanto saltando una catenella in mezzo. Quindi io faccio normalmente come abbiamo fatto. Allora, così si prende più al fuoco quel lavoro che sto facendo. Quindi io faccio 3 maglie alte e ogni tanto, decidete voi dove volete fare, salto questa catenella in mezzo. Quindi io li salto per 4 volte, che okay? Ho fatto una volta, ho saltato, quindi non ho fatto, quindi faccio, che ne so, 4-5 e salto un'altra. Quindi a ultimo giro mi deve risultare 72 maglie. Dopo aver fatto questo giro, lo chiudiamo e facciamo un giro di solo maglie alte entrando in ogni maglia sottostante. Quindi anche successivo il giro contate che dovete avere un numero di maglie divisibile a 12. Ho fatto l'ultimo giro di ventagliette principale, diciamo, chiamiamole così, diminuendo, come vi ho spiegato, ho diminuito a 4 maglie. Poi ho cambiato uncinetto, che prima ho usato uncinetto numero 3, adesso sto usando uncinetto numero 2,5, e fatto un giro di solo maglie alte entrando in ogni maglia sottostante, e anche dove c'era anche questa in mezzo, una catenella. In totale io adesso trovo 72 maglie. Adesso vi voglio far vedere come proseguo con questo polsino. Chi mi sta seguendo sicuramente ha visto anche il video a parte che ho fatto dove faccio questo bordino, ma in questo caso lo sto un pochino modificando in quanto lavorerò in tondo, e possiamo partire proprio con bordino. 3 catenelle che è uguale a una maglia alta. Allora, una maglia alta sopra una maglia alta di giro sottostante, che okay, una, e un'altra maglia alta sopra una maglia alta del giro sottostante, che okay? Adesso facciamo 1 2 3 4 catenelle, gettiamo 2 volte filo, in quanto adesso facciamo una maglia altissima, salto maglia successiva. E nella prossima entro, speriamo che si vede, quindi salto questa, nella prossima entro e faccio una maglia altissima. Ok, è fatto. Di nuovo getto 2 volte filo, salto maglia successiva, entro nella prossima e faccio una maglia altissima. Ok, aspetta che rifaccio. Allora, così, e queste maglie altissime le dobbiamo fare 4, quindi getto di nuovo 2 volte filo,
salto una maglia, entro nella prossima e faccio una maglia altissima e sono 3 e ultima, quindi salto nella successiva e faccio la quarta maglia altissima. Fatto 1 2 3 4 catenelle che abbiamo fatto anche qui all'inizio. Adesso salto una maglia e nella maglia successiva faccio una maglia alta, nella prossima faccio un'altra maglia alta e nella maglia successiva un'altra maglia alta. Ok, adesso mi fermo un attimino, vi spiego. Quindi rapport del nostro punto è questo qua, 3 maglie alte e questo, diciamo, zampette del nostro ragnetto. E da queste 3 maglie alte e già abbiamo iniziato il rapport successivo. Quindi vi faccio rivedere ancora una volta come si fa questo giro. Quindi abbiamo fatto 3 maglie alte in ogni maglia sottostante, 1 2 3 4 catenelle, getto 2 volte il filo, salto una maglia, nella successiva una maglia altissima. Ok? Di nuovo getto 2 volte il filo, salto una, nella successiva maglia altissima. Di nuovo salto e una maglia altissima e sarebbe la terza. Ok? E facciamo ultima, 1 nella successiva, nella seconda una maglia altissima. Ok, 1 2 3 e 4 catenelle. Abbiamo terminato il secondo rapport e possiamo iniziare il terzo. Quindi salto una maglia e nella maglia successiva faccio una maglia alta, nella prossima faccio una maglia alta e nella maglia successiva faccio una maglia alta. Quindi noi dobbiamo fare diciamo questo pezzo da 3 maglie alte e questo per 6 volte e ci vediamo alla fine del nostro giro. La prima parte del nostro video finisce qui e noi ci vediamo nella seconda parte del video dove continueremo a fare il nostro cardigan. Adesso sulle vostre schermate del PC appare un riquadro. Volendo potete schiacciare direttamente su questo riquadro e vi riporta nella seconda parte. E noi ci vediamo presto. Ciao ciao!